Buonasera e ben ritrovati a Lunedì Sport. Ieri la Spalla ha portato a casa un punto importantissimo dalla partita contro il Sassuolo. Nella prima parte è partita un poco grintosa e ha preso un gol al 43esimo da Peluso. Nella seconda parte di gioco i biancoazzurri riescono a trovare il gol dell'1-1 grazie al calcio di rigore di Andrea Petagna, che raggiunge la doppia cifra segnando il suo decimo gol in questa stagione di campionato. Sono qui con noi per analizzare la 25esima giornata di campionato Ruben Buriani, ex centrocampista di Milan, Napoli e Spal. Buonasera. Buonasera, grazie. E Mauro Malaguti del Resto del Carlino. Buonasera. Buonasera. Vi ricordo il modo di stare in contatto con noi per via SMS al numero 366-6348-998, per telefono fisso allo 0532-908902, per diretta Facebook sulla pagina di Telestense o Telestense Sport, oppure via streaming sul sito di www.telestense.it. Vediamo invece in collegamento esterno. Ciao Beppe, dove vi trovate? Ciao Carlotta, buonasera a tutti, ben ritrovati. Siamo a Vigarano, bar gelateria Igli, ritrovo di tutti gli sportivi qua di Vigarano. Alle mie spalle il titolare, il padrone di casa, colui che ci ospita, Enrico Testoni. Al mio fianco il sindaco Barbara Peron e il collega Giuliano Barbieri. Ci sono anche con noi le ragazze della Meccanica Nova Vigarano, formazione di basket che si sta ottimamente comportando in questa stagione nel campionato di A1. E tutti insieme, con Matteo Massimiliano e un gruppo di sportivi tifosi, insieme a voi commenteremo il pareggio di ieri della Spal. Intanto ti restituisco la linea. Grazie, intanto buonasera Alessandro, ci ritroviamo qui dopo un importante pareggio che distacca da 5 punti la Spalla dalla terz'ultima in zona di retrocessione, dalla zona rossa. Sì, buonasera a tutti, ben ritrovati, ma prima di addentrarci nei temi dedicati alla Spal vorrei ricordare un amico di tantissimi sportivi ferraresi che ci ha improvvisamente lasciato la scorsa settimana, Massimo Calabresi, che ha scritto tante pagine della storia dello sport di casa nostra. Lui che è stato anche giocatore della Spal, ha vinto uno scudetto con la formazione De Martino, ha allenato numerose squadre di pallavolo anche ai massimi livelli, ha giocato a pallavolo, ma ciò che abbiamo avuto modo di apprezzare in Massimo è sempre stata la sua franchezza nei giudizi, non ha mai avuto peli sulla lingua e in questi anni spesso e volentieri con lui abbiamo avuto modo di dar vita a tanti contraddittori, ma ci siamo sempre lasciati con quella classica pacca sulla spalla che rimarrà sempre in noi, nei ricordi proprio di Massimo, che è stato anche istruttore, è stato insegnante di educazione fisica e pensiamo che abbia lasciato tanto, tanto ai suoi allievi, come è stato confermato dalle tante testimonianze che ci sono giunte in questi giorni. Ciao Massimo, vai a raggiungere la colonia dei tanti sportivi ferraresi che ci guardano da lassù e che sappiamo sono sempre vicini allo sport di casa nostra. A te un abbraccio e anche e soprattutto ai tuoi familiari che sono qui con noi, che ti ricorderanno sempre. Venendo alla gara di ieri, un risultato importante al termine di una gara che aveva tanti motivi e portava anche a qualche dubbio prima del suo inizio, ad iniziare dall'assenza di Leonardo Semplici che dopo lo spavento che ha fatto passare un po' tutti la scorsa settimana, ormai è avviato sulla strada della completa guarigione, nelle prossime ore dovrebbe anche essere dimesso dall'ospedale dove l'intervento a cui è stato sottoposto è pienamente riuscito e pensiamo che nei prossimi giorni sarà anche a Ferrara, difficilmente riteniamo sarà sulla panchina della Spal domenica, ma probabilmente già dalla settimana successiva, ovvero per preparare al meglio la gara sul campo dell'Inter. Leo sarà nuovamente al fianco dei suoi ragazzi che ieri gli hanno dato indubbiamente una bella soddisfazione. A tutto ciò aggiungiamo anche l'assenza di Manuel Lazzari, che sappiamo quanto essere importante proprio nell'economia del gioco, della formazione ferrarese. Ruben Buriani, quanto è stato importante e quanto è stato meritato il pareggio di ieri per la Spal? Beh, intanto mi associo ai saluti tuoi che hai fatto al mister di una pronta guarigione, un buon rientro a Ferrara per guidare i suoi ragazzi. Beh, credo che sia stato importante, visto anche che quelli che sono dietro la Spal hanno avuto una battuta d'arresto.
non dimenticando che magari l'Udinese non ha giocato contro la Lazio per ovvi motivi. Però è chiaro, quando smuovi la classifica, quando ottieni qualcosa di importante contro una squadra come il Sassuolo, che comunque anche lei non è che venisse da un periodo così brillante, una squadra che è stata rivoluzionata in tutti i suoi sensi, cioè nel senso è stata cambiata con giocatori giovani, e questo può anche avere così, insomma. Però ciò non toglie che il risultato sia buono, dopo una sconfitta come ha avuto la Spal in casa contro la Fiorentina, come tutti abbiamo visto, e credo che sia stato un risultato importante, e credo che sia anche nell'ottica, così visto a 360 gradi, che la classifica sia quella giusta in questo momento per una squadra che deve salvarsi. Mauro, gara che è arrivata oltre che al termine di una settimana con i problemi di cui abbiamo fatto accenno in precedenza, anche dopo le tante polemiche scaturite dal confronto con la Fiorentina e dalle decisioni, diciamoci, della VAR. Sì, penso che alla fine si debba essere contenti del punto, se non della partita, che non è stata tra le più belle esteticamente, ma forse non poteva neanche esserlo, perché la Spal aveva preso una serie di mazzate, a cominciare appunto dal risultato con la Fiorentina maturato in quel modo, ricovero di Semplici, poi mancava Lazzaro, all'ultimo momento è mancato anche Viviano, insomma ci sono state diverse vicissitudini, è stata una settimana molto pesante e forse non si poteva pretendere di più, insomma la Spal mi è sembrata molto attenta e preoccupata di annullare il gioco del Sassuolo, forse nel primo tempo un po' troppo preoccupata, quindi magari di braccino un po' più corto, non ha mai tirato in porta, però è stata diligente e applicata. Nel secondo tempo, essendosi ritrovata sotto su un piazzato, ha dato qualcosa di più, ha pareggiato, ha rischiato di vincere col palo di Felipe, credo che sia un risultato meritato. Non mi aspettavo una gran partita, sono sincero, perché entrambe le squadre avevano dei loro motivi per aver perso qualche certezza, come si dice nel calcio. Penso che il punto possa star bene, tenendo conto che le altre poi hanno perso tutte, quindi io penso che anche l'Udinese, insomma, se non succedono sfracelli, farà fatica a vincere a Roma nel recupero, quindi questo potrebbe essere un turno in cui solo Spal e Chievo hanno preso un punto delle ultime. Beppe, un vostro commento sulla partita, come avete visto la Spal di ieri? Sì, partiamo. Barbara, ieri Spal, il primo tempo a mio avviso meglio l'Atalanta, secondo tempo Spal che ha meritato il pareggio. Sì certo, un secondo tempo più entusiasmante, ma mi fai parlare quando io non sono assolutamente competente in tema di calcio. Dici di non esserlo, ma sappiamo che lo sei e seguo. Sei spesso allo stadio. Sì, mi piace seguire la Spal, è un momento anche per condividere con gli amici un bel momento, direi che anch'io ho gioito con il rigore di Petagna, ho sperato fino alla fine in un altro, ma come avete già puntualmente detto è andata bene così, ci siamo divertiti, è stato comunque un ottimo risultato. Matteo, il Sassuolo nel primo tempo però, gol annullato, pressione... A me aveva spaventato, anche perché la Spal del primo tempo non mi era piaciuta. Beh, nel primo tempo la Spal mi è sembrata una squadra un po' spenta, fortunatamente nella ripresa ci siamo svegliati, abbiamo trovato il gol del pareggio. Sul rigore, che se posso dire una cosa, secondo me non ci sarebbe stato concesso se non c'era la polemica con la Fiorentina la domenica prima. Beh, io penso che abbia inciso, però rivedendolo al replay... La spinta di Magnanelli, il rigore danni c'era, di Floccari, però visto come ci trattano, secondo me non ce lo davano, però ho visto la polemica ce l'ha andato. Detto questo, secondo me alla fine bisognava provare a vincerla, perché adesso abbiamo un trittico terribile, Sampdoria, Inter a Milano e la Roma in casa. Max, io con la Samp non la vedo impossibile. No, chiaramente i valori sono quelli che conosciamo, non voglio pensare che la Spal sia a livello della Samp, però... No, infatti, ma sicuramente ce la possiamo giocare, come ce la siamo giocata anche col Torino, che il Torino ricordiamo che adesso viene da 5 partite consecutive in cui non prende gol e in cui fa risultato e spesso anche vinto. E appunto in quella partita mi ricordo che la Spal andò vicina anche a vincere e il Torino rimase anche in inferiorità numerica nel finale. Per cui secondo me esatto è una di quelle partite in cui possiamo anche rischiare qualcosina in più, perché eventualmente anche se non ci andasse bene con anche un pareggio o una sconfitta non perderemmo nel confronto diretto come magari ci poteva capitare con altre pretendenti, vedi Udinese, Chievo e sì. Così via. Enrico,
Petagna in queste sta crescendo tantissimo, 10 gol, tanta presenza. Sta crescendo oltre alle aspettative. Che non pensava, è mai stato un centravanti. Esatto, chi è che utile, pensava che avesse fatto così tanti gol fino adesso? Piace molto, è fortuna che l'abbiamo acquistato. Ecco, Giuliano, un punticino alla volta e muoviamo sempre la classifica, perché c'è chi storce il naso sul fatto che questa vittoria, soprattutto casalinga, in trasferta a Parma, i tre punti li abbiamo ottenuti, tarda arrivare. Per arrivare sul pianerottolo serve fare un gradino alla volta, l'importante è fare un gradino di seguito all'altro. I pareggi non sono da disprezzare. Anche perché ci hanno portato a un discreto margine dalla zona calda. Fa muovere la classifica e prima o poi arriverà una vittoria in casa. Col calcolo delle probabilità deve essere ormai vicinissima. Nota negativa il modo di come è stato subito la rete. Palla da fermo. Noi subiamo sempre spesso e volentieri queste situazioni, però ragazzi ieri sono stati bravi, hanno regalato un bel punticino al mister semplice, convalescente, e anche a Lazzari che ha subito un infortunio. Avanti così, come diceva Giuliano, un gradino alla volta, e abbiamo lasciato dietro la classifica, quella brutta, abbiamo messo qualche punticino dietro, che è l'essenziale, e vediamo di andare avanti così, ecco. Sì, fra l'altro l'assenza forzata di Lazzari ha consolidato questo modulo nuovo che dal mio punto di vista piace, perché conferisce solidità e compattezza in fase difensiva, e come dico sempre, io prima penso a non prenderle, poi dopo se succede qualcosa di positivo davanti ben venga, ma prima non prenderle, e questo 4-4-2 molto compatto con le linee vicine a me piace molto. Ti restituisco la linea. Ruben, tanti temi che sono usciti dalle voci degli amici di Vigherano Mainardo, la gelateria Igli. Partiamo da quello che è un po' il caso di questi ultimi 8-9 giorni, ci riferiamo al VAR. Secondo te risponde a verità quanto affermato a Vigherano, ovvero che forse ieri c'è stato un po' di magnanimità nei confronti della SPAL alla luce di quello che era successo con la Fiorentina nel momento in cui il direttore di gara è stato richiamato a ridare uno sguardo a quel contatto tra Magnani e Floccheri a centro area? Ma sai, se andiamo dietro a queste situazioni qua non ne usciamo più, insomma, perché 7 giorni fa la SPAL, secondo loro, erano stati puniti in un modo, ma puniti nel senso perché è venuto fuori il gol di Volotti, che è stato lì che ha scatenato questa reazione. Tra l'altro è doveroso precisare che il periodo intercorso tra il contatto tra Felipe e Chiesa è stato sotto i 40 secondi, ieri ci siamo avvicinati addirittura ai 90 secondi, circa un minuto e mezzo, con oltretutto il gioco che era stato anche fermato, perché c'è stato anche un calcio di punizione nella metà campo della SPAL prima che ci fosse il richiamo della VAR. Premetto che ieri la partita non l'ho vista perché ero via, quella con la Fiorentina invece l'ho vista, e perciò parlo di quella della Fiorentina perché, avendo la vista, sono molto più lucido nel dare la mia interpretazione. Quella di ieri, non avendola vista, mi devo fidare quello che mi dite voi, e chiaramente credo che sia una cosa affidabile quello che dite. Però sai, il VAR c'è, purtroppo, ahimè, succedono queste cose qua. Io non credo che, se con la Fiorentina la PAL si sia sentita defraudata da un lato per aver fatto poi tutta la settimana, sia stata ricompensata di questo. Avendolo visto ieri sera in alcune immagini, il fallo Floccheri lo subisce, perché mentre lui sta staccando, gli arriva uno dietro, io non so se la forza sia stata così tale da spostarlo in questa maniera, il fallo c'è stato. Quando stai saltando, Ruben, me lo insegni tu. Certo. Basta un non nulla per farti perdere la coordinazione. Certo, è chiaro, no? Gli fai perdere quello che è in quel momento la sua. Perciò voglio dire, poi in un anno di campionato ci sono momenti in cui ti senti penalizzato, e in altri momenti poi alla fine ti senti anche, cioè, che ti ridanno indietro quello che ti hanno secondo te preso, insomma, ecco. Io direi che la SPAL sta facendo un buon campionato al di là di queste situazioni che purtroppo il VAR ti crea, ma non lo crea solo la SPAL, non lo crea solo Chievo Verona, ma se
se noi apriamo i giornali a lunedì, 40 presidenti si lamentano con gli arbitri o per un motivo o per un altro. Insomma, noi è vero, siamo anche attacchiati troppo, però ogni tanto bisogna anche essere un po' lucidi nell'analizzare la situazione e capire anche che gli arbitri sono esseri umani e che anche loro in un secondo debbono decidere quello che può essere una rete, un gol, un fallo che tu subissi. Oggi hanno però molto più tempo a disposizione, visto che possono, certo, consultare. E infatti può succedere, sì, anche quello che succede. Secondo me però, direi, Mauro, che c'è una differenza tra il pseudo contatto Felipe e Chiesa e quello di ieri tra Magnanelli e Floccari. Secondo me regna un momento di grande confusione, Sandro, mentre il girone d'andata ha avuto i suoi episodi, perché ogni giornata ce ne sono, però secondo me meno numerosi sia per quanto riguarda la SPAL, ma anche per quanto riguarda in assoluto il campionato. Adesso che le partite si fanno importanti, i punti pesano di più, le società protestano di più, ma ci sono stati anche obiettivamente nell'ultimo mese un maggior numero di episodi. E secondo me, ho sentito ieri sera che, anche se non hanno spiegato in quale senso, Costa Curta Sky diceva di aver assistito a come vogliono adesso intervenire. Ma guarda, da quello che ho percepito io, si sta valutando l'ipotesi di specializzare degli ex arbitri o degli arbitri tuttora in attività, però non ai massimi livelli, all'uso della VAR, sia per quanto riguarda le tempistiche, quindi per poter velocizzare poi le decisioni. Ci sono già degli arbitri alla VAR, sì, sono in attività addirittura, quindi perché chiamare gli ex? Secondo me i problemi sono due. No, ma Mauro, per specializzare, cioè una delle strade che potrebbe essere anche forse quella più giusta è di specializzare degli arbitri e dei giudici esclusivamente per valutare la situazione VAR. A separazione delle carriere, come tra i magistrati. È chiaro che poi questo farebbe sì che l'arbitro centrale perderebbe un certo potere, perché sarebbero questi ultimi a prendere la decisione definitiva. Perché secondo me, se posso finire il ragionamento, ci sono due problemi. Uno riguarda l'uso del VAR. Quando? All'inizio era tutto, o sembrava tutto molto chiaro, da un po' di tempo non si capisce più veramente quando va chiamato. Come l'arbitro si debba rapportare rispetto alla decisione del VAR. È troppo forte la sensazione e quasi una certezza che se l'arbitro al VAR è un arbitro di maggior mestiere, di maggiore importanza, condizione, tra virgolette, di quello che è in campo, quello che è in campo si uniforma, ma se la cosa è al contrario. Ti faccio un esempio: Mazzoleni, che era al VAR in SPAL Fiorentina l'anno scorso, nella partita di andata col Crotone, che magari pochi ricordano perché era la sesta o la settima partita di andata, ci fu quel mani di Simi clamoroso. Ci furono tre episodi che la SPAL lamentò nel secondo tempo sotto la curva, e Mazzoleni, che aveva un arbitro più pivello di lui al VAR, non si degnò, non andò mai a vedere, capito? Ok, è questa la traccia, va bene. L'altro giorno Mazzoleni era dietro al VAR e ha chiamato Pairetto, che è meno anzianità, meno grado di lui, e Pairetto si è uniformato. Allora questa cosa non può esistere, non può esistere che quando l'arbitro esperto è al VAR, arbitra il VAR, ci deve essere uniformità di questo. Esiste ancora la cosa del chiaro ed evidente errore? Ci deve essere un chiaro ed evidente errore o si fa sempre o quando va a qualcuno? Cioè qui vanno fissati dei paletti. Dopo io contesto un po' nella partita, quello di ieri, dico la verità, in campo non avevo capito molto, rivisto il replay mi sembrava rigore. Guarda, quello io, con la Fiorentina, sensazione immediata che fosse rigore. Quello con la Fiorentina uno può anche dare rigore, perché c'è alla fine un tocco di Felipe su Chiesa, però a quel punto il giocatore si è già sbarazzato della palla, per di più la SPAL in contropiede va a fare il gol, il giocatore non aveva alternative alla giocata che ha fatto perché era decentrato, quello che aveva ottenuto il massimo. Bisogna anche ragionare, secondo me, un po' sulle cose che succedono. È chiaro che non c'è più spazio per il buonsenso. Poi c'è un terzo discorso che non riguarda la SPAL, però non si possono vedere cose come quelle di ieri sera. Cioè, sinceramente, un giocatore che gli sbatte la palla sul petto, tutti vedono che gli sbatte sul petto, è l'arbitro, però per dar ragione a se stesso è l'unico al poi mondo, nessuno suppongo, che è l'unico al mondo, Mauro, che ha visto la palla. Nessuno che richiama l'arbitro per dire guarda che in avvio di azione c'è stato poi un evidente fallo commesso da Chiesa ai danni di D'Ambrosio. Secondo me questo è successo perché era talmente netto ed evidente che D'Ambrosio non l'aveva toccata col braccio, che l'arbitro di VAR non è neanche andato a vedere se c'era il fallo prima, perché era troppo chiaro quell'episodio, gli bastava quello
per qualunque arbitro al mondo, per dire non è rigore, cambio la mia decisione a visso, non so perché, è andato contro all'evidenza dei fatti. Secondo me ci sono oggettività e soggettività. L'oggettività in questi casi, come il fuorigioco quando tirano la linea, come il mani quando non hai nessuno addosso, che puoi venire benissimo se la batte, quelli sono fatti oggettivi, quindi io non capisco come si possano prendere delle decisioni. Poi sono state prese, però se fossi un tifoso dell'Inter io sarei furibondo, non lo sono. Ma guarda, io proprio ieri sera, mentre stavo tornando in macchina, ascoltavo un vostro collega che fa sempre l'amo viola alla radio, Garcia, e diceva che in tutte le occasioni, sto parlando di Fiorentina-Inter, l'arbitro le ha azzeccate tutte. Cioè, premetto che io... Il VAR. Cioè, VAR, tutto sì, quello che hanno azzeccato, no. Cioè, i rigori, i gol annullati, addirittura anche il terzo ha detto sì, è rigore netto e abisso, ha fatto bene a fischiarlo. Lui che stava guardando la moviola. Allora sono in due, cioè, abisso e grazie. Allora, sai, qui è io non avrei concesso né l'uno né l'altro rigore. Cioè, diventa, qui è proprio il difficile. Cioè, io non so se l'abbiamo semplificata con questa nuova situazione o se l'abbiamo messo in difficoltà gli arbitri, perché a questo punto è tutto in discussione. Chi è al VAR, chi è in campo, il sì, quarto uomo, volendo, c'è tutto. Volendo anche, guardando da un'angolazione o da un'altra, potevi avere qualche dubbio che D'Ambrosio avesse toccato la palla con il braccio e avesse fatto il movimento proprio con l'avambraccio di andare contro il pallone. Quindi se tu guardavi solo quell'immagine lì, dicevi è rigore, però ne avevi altri cinque che sconfessavano, certo, questa sì, questa sì, ma c'è, infatti non è facile. Ci sono, teniamo conto che quando poi si arriva, quando ripeto, calci da 4-5 metri, il pallone è talmente veloce che anche per chiunque di noi sarebbe difficile valutare se lui va a impattare con braccio, sul divano, se lo sposta. Noi seduti sul divano di casa, come ero io ieri sera, mi stavo rilassando dal post Sassuolo Spal, sono stato un po' titubante. Certo. Pensiamo lo stesso direttore di gara, visto che lì con 40.000 persone più, sa che ci sono milioni, certo, di altre persone che guardano la partita in TV e deve prendere una decisione all'istante, forse anche un po' avvagliato dai fari, perché poi vabbè, ma può essere tutto, può essere impallato da un giocatore, può essere no, messo ma ti nella parlo situazione anche quando, non nel vedere in cui chiaramente è andato a bordo campo a vedere l'immagine attraverso il monitor. Adesso vediamo l'analisi tecnica degli 11 uomini protagonisti della gara di ieri grazie alle pagelle di Giuseppe Celeghini in collaborazione con l'edilizia Marchetti. Gomis 6, rientro tra i pali da titolare, tutto sommato tranquillo, non ha colpa sulla rete al passivo e non deve compiere altri interventi significativi. Cionek 6, prova anche a spingere sulla corsia esterna destra, in copertura non commette errori, vicino al gol con una pregevole deviazione aerea nel finale. Bonifazi 6,5, se Matri non si rende mai pericoloso al tiro, molto del merito è suo, sicuro e sempre concentrato al centro della difesa. Felipe 5,5, partita dai due volti, in attacco è sfortunatissimo quando il palo gli nega la rete, vanificando uno splendido inserimento aereo sul primo palo. In difesa invece commette più di un'incertezza, compreso quella che genera l'evitabilissimo gol del Sassuolo. Fares 5,5, a Diapong sembra più dinamico e lui soffre gli inserimenti dell'esterno avversario, pochissime iniziative anche in fase di spinta. Valotti 5,5, impiegato sulla corsia destra dove non sembra proprio trovarsi a suo agio, partita senza acuti. Murgia 6, tanta quantità a dispetto anche della qualità. Preso fra Magnanelli e Sensi il compito non è agevole, ma lui si batte con determinazione e non esce sconfitto. Missiroli 6, dopo un primo tempo anonimo cresce decisamente nella ripresa, facendo crescere tutta la SPAL, pure lui coinvolto nell'ingenuità che costa il gol avversario. Kurtic 6,5, anche lui cresce nella ripresa, quando si accentra venendo a cercare palloni in mezzo al campo invece di attenderli sulla fascia. Petagna 7, sembra sempre più trovarsi a suo agio decentrato, dove gioca più palloni e riesce a rendersi maggiormente pericoloso, perfetto nella trasformazione del rigore. Floccari 6,5, positivo per tutti i minuti che rimane in campo, si guadagna il penalty battagliando con Magnanelli sulla battuta del corner. Antenucci 6. Gioca gli ultimi 20 minuti di gara senza mai trovare lo spazio per rendersi pericoloso. Mauro, ieri abbiamo rivisto Gomis. Come giudichi la sua prestazione?
Ma mi è sembrata sufficiente. Adesso sul gol sì, si può sempre avere più reattività, però non gli darei nessuna colpa diretta. Poi gli altri episodi è stato chiamato in causa poco, come anche il portiere del Sassuolo. L'ho visto molto pronto, attento a delle situazioni di tuffarsi diciamo, sugli attaccanti quando loro cercavano di fare i triangoli stretti e mettere la palla in aria. Lì è stato molto pronto, un po' meno su quell'uscita, ma voi visto che ha fatto un segno, come dire, mi ha dato fastidio il sole. C'è il sole proprio che ieri. Ma penso che abbia fatto una partita sufficiente, ma credo che Gomis sia un portiere affidabile. Poi ce ne può sempre essere uno migliore e uno peggiore, però... complessivamente fatto una partita. Ruba sta dimostrando di essere un serio professionista. Anche l'anno scorso e due anni fa era stato superato nelle gerarchie da Meret, però quando il suo ex compagno di squadra si infortunò lui rispose sempre presente con ottime prestazioni. Mi ha dato adito e merito a questo ragazzo. Beh, a me, ti devo dire la verità, è sempre piaciuto questo ragazzo. Poi è chiaro che quando sbaglia il portiere c'è solo la rete dietro, non c'è nessuno che ti possa aiutare. Però ritengo che sia in Serie B che sia in Serie A abbia dimostrato il suo valore, abbia fatto le sue cose come deve, come è normale che faccia. A me piace come portiere. Noi ci ritroviamo qui subito dopo la pubblicità. Bentornati, abbiamo visto che in questa partita Lazzari non ha giocato. Per voi quanto ne sta risentendo la SPAL dell'assenza di Lazzari? Beh, se devo rispondere per primo io direi, e credo che... Lazzari è un giocatore importante per la SPAL, in questo momento è fondamentale, insomma, però d'altronde purtroppo nel calcio gli infortuni esistono e in me quello che c'è da sperare è che il suo recupero sia breve, perché da qui allo sprint finale serve freschezza, serve un ragazzo che abbia queste qualità per portare più punti a casa e credo che sia una pedina fondamentale. Adesso dipende dal recupero, questo purtroppo. Quando si ha questi infortuni è anche difficile avere responsi, perché poi quando sei in campo, cioè, prima stai bene, poi quando vai in campo hai sempre qualche remore, mi auguro che sia qualcosa di poco grave e che questo recupero venga alquanto prima. Anche perché Manuel arrivava già da un mesetto in cui non aveva avuto la possibilità di allenarsi regolarmente, anche dopo un periodo di stop totale. Secondo me per la spalla è un'assenza pesante, te lo dice il fatto che le due partite che è mancato, contando anche quella in cui è stato sostituito subito per infortunio, la spalla è stata costretta a cambiare modulo. Dopo uno può anche dire tutto quello che vuole, però la spalla è nata 3-5-2, Lazzari è una pedina indispensabile. Tra l'altro poi quando si dice ma la SPAL gioca sempre su Lazzari, io vedo che tutte le squadre giocano sui loro migliori giocatori, non mi pare che la Juve gioca su Di Sciglio o che il Cagliari gioca su un centrale difensivo, si gioca per quelli che sanno giocare, che ti danno qualcosa di più. Nella SPAL è l'unico ad avere quell'allungo lì così perentorio, bisognerebbe per compensare l'assenza che dall'altra parte avesse più libertà Fares, però Fares ieri ha dovuto giocare a terzino di un 4-4-2, quindi ha dovuto limitare anche lui le sue sortite. L'esterno sinistro era Kurtic, che non è un uomo di fascia, quindi ieri la SPAL, secondo me, uno dei motivi principali della prestazione non brillantissima è stata che non c'era mai un giocatore che potesse allungare il gioco, ribaltare il fronte e mettere una palla. Si è mossa sempre bene la squadra, ma in maniera più tetragona, più a testuggine, avanzando un po' tutte assieme, arretrando tutte insieme, ma non c'era mai un allungo, non c'è mai stato uno sprint. Beppe, voi come vedete questa SPAL senza Lazzari? Tiziano, la SPAL, palla Lazzari, saltava l'uomo ed era la prima opzione. Senza Lazzari è cambiata diametralmente il modo di attaccare della SPAL. È ovvio che con Lazzari avevamo più occasioni in fase offensiva. Senza Lazzari diventa un po' più difficile per la salvezza. È normale che il mister adesso deve provare a cambiare modulo e a far tesoro dei giocatori che ha, anche quelli che hanno giocato meno, secondo me potrebbe utilizzarli anche di più. Tipo Dijkman, dici? Matteo, Dijkman però quando è stato chiamato in causa non ha offerto prestazioni convincenti, forse ha bisogno ancora un po' di rodaggio. Più consono la difesa 4 con Cionek laterale, cosa dici?
Beh, Dijkman credo che non sia un'offesa per nessuno dire che non lo vedo ancora pronto per la Serie A. Con Cionek nella difesa 4 siamo sicuramente più coperti, l'assenza di Lazzari pesantissima perché con Petagna è il giocatore più forte della Spal. Assenza pesantissima, speriamo che torni presto. Ma Max, volevo chiederti, 4-4-2 però Curtis da una parte e Valotti dall'altra non sono esterni, non lo sono mai stati e interpretano il ruolo con le loro caratteristiche. Tanto vero che Curtis nel secondo tempo, accentrandosi di più, è cresciuto. No, infatti gli tocca giocare poi fuori ruolo, abbiamo due giocatori che giocano fuori ruolo e appunto l'assenza di Lazzari è talmente così, è così tanto pesante che ci porta anche poi a cambiare modulo, ecco, ad affrontare le altre squadre. Per cui questo dà idea della rilevanza di questa mancanza di questo giocatore. Questo giocatore che però secondo me ha forzato i tempi a rientrare con il Bologna, perché c'era il derby, probabilmente non era ancora pronto, infatti anche le prestazioni successive non sono state al livello del solito grande Lazzari che conosciamo e probabilmente anche ha portato ad un nuovo infortunio. E quello che mi auspico e che mi auguro è che non verranno affrettati ancora troppi tempi come in passato, sì, affinché perché farlo rientrare al meglio, perché Lazzari è fondamentale sicuramente. Nino, Curtis io lo vedrei però più vicino alla porta, è un giocatore che ha la conclusione, ha da fuori, ha i tempi di inserimento, forse esterno fa più fatica a vedere la porta. Infatti è quello che io penso, che Curtis lo vedrei sempre in aria invece di tirare i calci d'angolo. Anche quello abbiamo fatto la domanda al mister. Nino, ti rispondo con le testuali di parole di Leonardo Semplici, la partita precedente ha testualmente risposto è quello che le calza meglio, quindi però è più forte di testa, lo so, è un giocatore che potrebbe garantire 6-7 gol al campionato. E dopo voglio solamente dire un'altra cosa sola, che pure Nino, io penso se la Spal giocasse 90 minuti con la grinta che ha fatto l'Atletico Madrid contro la Juve si aveva un po' più su peso. Detto da uno spagnolo piantato a Ferrara. Concordiamo. Per carità, la grinta dell'Atletico, sono poche squadre ad averlo. Concludiamo il giro con Simone. Dalla parte destra Vanoli ha faticato perché è un giocatore più centrale, più abile negli inserimenti, mentre Badare alla fascia destra anche sugli inserimenti dell'esterno avversario ha faticato. Sì, il suo ruolo, diciamo, è spingere un po' di più, ha dovuto sopperire, diciamo, al cambio del modulo anche con il fatto della mancanza di Lazzari. Comunque i ragazzi sono bravi, anche Curtis, si adattano ai ruoli, serve in questo momento, certo. Serve questo, poi pian piano speriamo che appunto Lazzari torni presto, se poi ritorneremo al solito modulo. Comunque tutti stanno portando avanti la causa nel migliore dei modi, certo. Giuliano, assenza di Lazzari a parte, il modulo con quattro difensori ti ha soddisfatto o tu sei uno 3-5-2 e stop? No, è una scelta obbligata. Il 3-5-2 è classico con Lazzari. Senza Lazzari bisogna per forza optare e puntare su questo nuovo modulo, anche se forzatamente qualcuno sarà fuori ruolo, ma bisogna stringere i tempi per adattarsi, stringere i denti e cercare di fare i punti il più possibile e sperare nel ritorno di Lazzari. Anch'io auspico che stia fermo una settimana in più che un giorno in meno. È importante che ritorni, una ricaduta, esatto, che ritorni completamente guarito. Soprattutto se la Spal continuerà a non essere con l'acqua alla gola come adesso. A voi la linea. Anche perché c'è la sosta di mezzo, quindi è probabile che non si vogliono correre eccessivi rischi, per cui Lazzari potrebbe rientrare dopo la gara con la Roma. Ora passiamo all'Hit Parade in collaborazione con Xera e Faf. Il resto del Carlino per la nuova Ferrara e il migliore in campo è stato Bonifazzi. Per Telestense.it, per Telestense, per lo spallino.com, Petagna. Trovando così al primo posto Lazzari con 35 citazioni, al secondo posto Petagna con 19, al terzo posto Curtis con 12 e al quarto posto Bonifazzi con 10. Secondo voi quando tornerà Lazzari? No, anche prima, cioè in questo momento. In questo momento useremo il modulo 4-4-2 o 3-5-2? Si tornerà come si usava prima? Beh, adesso dipende magari anche come giocherà poi la Sampdoria, perché anche loro
è una squadra che ho visto ultimamente contro l'Inter e mette in grosse difficoltà l'Inter a San Siro, perciò dopo dipenderà se optano per questa soluzione come a Sassuolo o se ci saranno dei cambi, sino che Lazzari non abbia recuperato il 100%, ecco, adesso per questo siamo all'inizio della settimana, bisogna vedere se tutti i giocatori stanno bene, se qualcuno ha avuto qualche acciacco, perché siamo sempre di fronte a qualche problemino insomma durante la settimana, ma non solo per la Spal ma per tutti, ecco. Credo che valuteranno un po' l'assetto tattico della Sampdoria e in base anche a quello la Spal farà le sue scelte. Ecco, ieri la Samp ha giocato con 4-3-1-2 con Saponara alle spalle di Quagliarella e De Frelle. Sì, credo che abbia optato anche quella formazione lì contro l'Inter, se non sbaglio, che giocava appunto Saponara dietro, sì, le due punte. Sì, Saponara, ricordo. Però, ripeto, venire a Ferrara non è facile sicuramente per nessuno in questo momento, perché la Spal, meno visto contro la Fiorentina, ho visto una squadra quadrata, una squadra che sta bene anche fisicamente. Magari non parte con questo sprazzo così potente all'inizio, però è una squadra che nei 90 minuti riesce a imporre anche il suo gioco, la sua qualità, quelle armi che insomma sono in questo momento pronte per una squadra come la Spal. Ah, io dico la verità, allora chiaramente se non c'è Lazzari e se non c'è la possibilità di riproporre il 3-5-2, cioè se si pensa che Digman non sia ancora pronto, e bisognerà 4-4-2 o 4-3-1-2. Adesso col Sassuolo si è andati con questo modulo perché si voleva contrastare il Sassuolo. Se qui si vuole provare a fare una partita, visto che la Sampdoria gioca comunque sempre con un trequartista, Saponaro, Ramirez e due punte, la Spal potrebbe anche provare a mettersi a specchio, fare 4-3 e un trequartista dietro le due punte, questo lo potrebbe fare, valuterà ovviamente lo staff tech. Certamente quello che voglio dire io è questo, che quando tu hai un modulo base nel quale ti trovi bene, sei calato, modulo non è solamente mettere i giocatori così e colà e improvvisamente. Quando è un modulo base ci sono i meccanismi che sono ormai abituali. Quando cambi modulo, le grandi squadre lo cambiano con facilità perché hanno giocatori che hanno giocato con tutti i moduli, escono comunque giocatori bravissimi che si adattano. Le squadre più piccole non è così automatico che tu... Io penso che se la Spal gioca 4-4-2 per tutto il periodo dell'assenza di Lazzari e non si inventa qualcos'altro, rischiamo di vedere sempre la Spal di Sassuolo. C'è una squadra molto compatta, molto solida, però senza grande sprazzo offensivo. Il mio timore è questo qui. E allora valuti che magari giocando in casa questo tipo di avversario puoi proporre il tuo 3-5-2 con Digman o con un'altra soluzione, oppure valuti che puoi provare un trequartista. Io il mio timore è che in una partita che secondo me la Spal dovrebbe provare a vincere, perché qualche partita dovrà cercare di vincerla, e rimettersi così a 4-4-2 noi rivediamo la partita di Sassuolo. Io questo timore un po' ce l'ho, perché il 4-4-2 con i giocatori che sono in organico e la Spal, sì, che ieri ha questo passo, la spinta maggiore sugli esterni è arrivata dagli esterni bassi, ovvero da Fares e da Cionek. Sì, infatti la mia domanda è se si potesse liberare maggiormente Fares dall'altra parte in assenza di Lazzari e trovare una soluzione per la fascia destra. Io dico la verità, riproporrei il 3-5-2, che perlomeno sono automatismi che conoscono, lì Kurtic inserisce, va anche a fare gol. Questo è un sistema che blocca un po', lo stesso Kurtic, stando sulla fascia sinistra, ha molte meno occasioni di poter andare verso la porta. Idem Valotti se sta sulla fascia destra, insomma è un'equazione un po' difficile. Questa squadra purtroppo bisogna prendere atto che è nata per giocare con un modulo e quello è il suo modulo migliore. Ci ha sempre detto ho un solo giocatore che mi può fare sotto un certo profilo in certe zone del campo, quindi dalla metà campo in su la differenza è dell'altro. Ma dopo ci sono le situazioni in cui devi fare di necessità virtù, questa è una di quelle, quindi devi vedere. Insomma, io credo però che con la Sampdoria bisognerà che la Spal si ponga il problema, pur sapendo che l'avversario le è superiore, in casa sua di provare a vincere, perché 5 vittorie ha fatto la Spal fino adesso, 2 nelle ultime 21 partite, e pur muovendo sempre la classifica e mantenendosi sempre a debita distanza, però dopo c'è le due partite con Inter e Roma, rischi di non prendere nulla e tutti gli scontri diretti in trasferta, devi cercare ogni tanto di piazzare una zampata. Allora diciamo di queste partite qui fra Sampdoria, Inter e Roma, ma è l'unica dove poi forse
Sì, poi magari vinci a Milano, certo, lo so, però poi, sai, quindi quello che è successo a Roma. Qui non è che, sai, io non credo che la Spal scenda in campo per non vincere, tutti scendono in campo per vincere, chiaro, dopo c'è anche la forza dell'avversario che certe volte ti impone anche certo tipo di gioco perché ti sono superiori. Poi, Rubè, e quello, questa, ahimè, questa politica dei piccoli passi oggi come oggi ti sta dando ragione, visto che la concorrenza... Certo, anche perché la Spal è vero che non sta correndo a più non posso, però gli altri sono fermi, perciò anche un punto come domenica, magari farai un punto, io mi auguro che vinca contro la Sampdoria, ma se fai un punto anche contro la Sampdoria, certamente, non è da disprezzare, perché la Sampdoria ha messo in difficoltà. Quindi il punto che hai fatto col Toro, esattamente, però quello che voglio dire, devi, sì, non devi giocare solo per... Come hai fatto col Torino? No, col certo. Torino hai preso un punto, però certo, hai provato. Certo. No, beh, è chiaro che proveranno a vincerla, poi ragazzi, sai, vincere contro in Serie A non è semplice per nessuno, insomma. Beppe, parliamo un attimo di basket. Allora, mi giro dietro di me che ci sono le ragazze della Meccanica Nova. Anzi, Sara, vieni avanti. Capitano, campionato soddisfacente, state andando bene, la squadra funziona con anche ragazze giovani ferraresi. Raccontaci, sì, un po' la Meccanica Nova di quest'anno. Siamo una squadra molto giovane che all'inizio era stata costruita per lottare per la salvezza e far crescere le giovani. E lottare per la salvezza ci siamo riuscite... Giovani tutte ferraresi. Tutte ferraresi, sì. Ci siamo riuscite ampiamente, quindi adesso siamo sesta e puntiamo ai playoff. Venerdì abbiamo la prima partita di Coppa Italia, un traguardo con storico contro Ragusa. Quindi sarà una rivincita. Quindi dopo... sì, sarà una rivincita dopo la sconfitta di ieri che ci ha visto soccombere. Sono più attrezzate. Adesso noi puntiamo sulla sorpresa venerdì e cerchiamo di fare del nostro meglio. Quindi, come la Spal, siamo molto compatte anche noi. E auguro... La vostra formazione è: cioè avete tre straniere, sì, Fitzgerald, due americane e una slovacca. Sono di pure i nomi delle ragazze: Fitzgerald, Bolden e Rakova. Poi voi esperte. Che tu? Esperte siamo io, Maria Miccoli, Valentina Fabbri. Che in fondo che non vuol fare, che è timidissima. Poi ci sono le giovani ferraresi che crescono giorno dopo giorno, migliorano. Gilli, Natali e Nativi. Sono il futuro del basket. Il futuro del basket, giocano in nazionale, hanno vinto l'Europeo quest'estate. No, non l'hanno vinto, hanno fatto però Gilli è stata l'MVP dell'Europa, ecco, questo volevo dire. E niente, siamo una squadra che può sorprendere. Sara mi ha detto prima, è vero che Lazzari viene a Napoli l'anno prossimo? Che lei ci spera, perché è tifosa, metà biancazzurra e metà partenopea. I colori sono gli stessi, quindi si sta dovrebbe sentire bene, a Meret. Casa Lazzari. Quindi non sta facendo bene Meret. Sì. Sindaco, Barbara, anzi, sì, dimmi. Che orgoglio avere una squadra in A1 in un paese... In un paese di 7.700 anime, ma soprattutto avere nella prima squadra quelle che l'altro ieri erano delle bambine che si allenavano nei nostri palazzetti, e devo dire che un pochino, ecco, la lungimiranza di investire tanto nelle strutture sportive oggi dai suoi frutti, li vediamo e ne sono davvero orgogliosa. Perché e come dici tu, il nome di Vigarano che gira, per l'Italia, ma che sfida Ragusa, che sfida Muggia, che sfida Napoli... Ma vi rendete conto? Io mi ricordo, ho preso un autobus a Trieste e mi hanno detto: ma tu di dove sei? Ma sono di un paesino vicino a Ferrara. Sì, ma dove? Vigarano. Ah, Vigarano Mainarda, mi hanno detto. E pensa, questo vuol dire marketing positivo per la nostra comunità. Perché salvezze continue anche quest'anno. Sì. Sono convinto, Sara, che non ci saranno problemi, perché state andando bene, il divario ormai verso la zona... Tra l'altro credo che non ci sia neanche più la retrocessione in questa stagione, perché con Napoli che si è ritirato dal campionato sarà un campionato senza retrocessione. Sì, però noi per voi, voi ve la siete prima. Già guadagnata. Però, Sindaco Peron, sei qui per parlare anche di questo progetto che il vostro comune insieme alla Spal, nella persona di Simone Colombarini,
Raccontaci un po', ti passo il microfono. Sì, diciamo che SPAL è conosciuta anche per il grande impegno nel sociale, ha vinto numerosi premi, è stata anche a Roma, al Ministero, sappiamo insomma, certo, quanto si impegna la famiglia Colombarini, il presidente Mattioli e da adesso anche il comune di Vigarno Mainarda in questo progetto di inclusione sociale. E abbiamo la collaborazione. Spiegaci in due parole di cosa si tratta. Si tratta di un progetto che include le persone, i ragazzini diversamente abili e li fa allenare insieme ai ragazzi normodotati, quindi una sfida, una, diciamo, un confronto con la diversità, ma una sfida che viene fatta in maniera innovativa. Abbiamo la fortuna di avere grandi e competenti istruttori come Simone Vallieri, che è uno degli ideatori di questo progetto, che sta avendo grandissimi risultati proprio perché i ragazzi si misurano tra di loro. È una cosa davvero nuova, non è soltanto valore di benessere socio-psicologico e diciamo fisico, ma è anche confronto con le diverse abilità, perché tutti quando ci impegniamo in uno sport arriviamo a seconda delle nostre competenze, delle nostre attitudini, qui più che mai. Quindi vorrei dare la parola a Simone per entrare nel merito degli obiettivi che ha raggiunto quest'anno. Raccontaci nel... Certo, in due parole, se pensiamo che la pratica sportiva è un diritto di tutti, ecco che abbiamo già spiegato questo nostro progetto, ripeto, voluto fortemente dalla famiglia Colombarini, il presidente Mattioli, ma abbiamo la fortuna di avere un sindaco e un comune virtuoso, perché... E tifosa anche. E tifosa, perché le strutture vengono messe a disposizione gratuitamente per questo progetto, come gratuitamente è il progetto stesso. Più di, si parla tanto di inclusione, integrazione, ma se non la facciamo veramente sono solo parole, per cui più che un progetto calcistico è un progetto di vita che facciamo per questi ragazzini che devono imparare una cosa, cose nuove, vedi lo sport mette a disposizione di tantissime esperienze, è veramente veramente importante, un progetto di vita soprattutto. È encomiabile il comune di Vigarano e anche la SPAL che è sempre molto sensibile a questo genere di iniziative. Vi restituisco la linea. E noi ci ritroviamo qui subito dopo la pubblicità. Bentornati, Alessandro, ci stanno chiedendo delle informazioni sull'operazione che ha portato Moncini al Cittadella. Sì, ho visto questo messaggio, chiariamo subito che l'ultima parola a giugno spetta alla SPAL, quindi se la SPAL deciderà di riportare Moncini a Ferrara non ci saranno problemi. È il discorso, per dire, abbastanza simile a quello del Torino con Bonifazi, l'ultima parola spetta al Torino, quindi se Cairo dirà Bonifazi me lo porto a casa, per la SPAL assolutamente nulla ci sarà da fare. Ruben Moncini, che è stato girato nel mercato di gennaio al Cittadella. Tu giudici, era un giocatore che poteva oggi essere utile alla SPAL, considerando anche il parco attaccanti su cui può fare affidamento Semplici, oppure è stato un bene mandarlo a maturare, fare una stagione titolare, visto che anche a Cesena non era titolare in Serie B? Ma io credo che se la SPAL ha adottato, i dirigenti della SPAL abbiano optato per questa soluzione, uno era d'accordo anche il ragazzo, visto che qui trovava poco spazio, è andato in una società come Cittadella che sui giovani ci credono, dove è un paio d'anni che Cittadella sfiora sempre la Serie A o perlomeno tenta di venire in Serie A. Io credo che il ragazzo abbia fatto bene, se qui non trovi spazio che cosa stai a fare? La SPAL ha fatto bene a mandarlo, perché se fa un buon campionato in B può ritornare con altre situazioni, con, diciamo così, con campionato. Lui aveva già giocato nel Cesena ma aveva fatto poche apparizioni nel Cesena, se va a Cittadella e fa 20 partite in Serie B può tornare qui alla SPAL e cercarsi il suo spazio con un anno in più e anche con qualcosa in più, insomma. Ma ora lei cosa ne pensa? Ci dà del lei la signorina, no, dammi del tu, Carlotta, ci fai sentire vecchia, perché noi ci abbiamo conosciuta. La Serie B non è la Serie A, insomma. La Serie B non è la Serie A, sono due cose diverse. Moncini nella spallinata ha trovato 11 minuti, io penso che se Semplici l'avesse visto meglio di quelli degli altri che ha, l'avrebbe fatto giocare. Insomma, nel passato ci sono stati giocatori che giovani, Ceccheroni in C, Bonifazi in B, che a un certo punto, visto che erano meglio dei titolari, li ha messi dentro. E lo stesso vale per Digman, probabilmente buoni giocatori di B, questo ti dice però quanto un buon giovane di B, che Moncini mi pare sia un 96 e Digman un 97, arriva alla prima esperienza in A e è faticosa sotto molti punti di vista. Poi anche ai tuoi tempi, quante volte tu dove sei andato dalla SPAL per svenire fuori come giocatore? Sei andato a Monza in C quando la SPAL era in B, perché probabilmente qui non ti consideravano da B, poi sei diventato, certo, da B e poi da A. Sono 2,96 entrambi Moncini e Digman. Anche Digman, mi sembra 96.
Comunque sono due giocatori ancora abbastanza giovani. D'altronde, guarda, a fare la quinta punta, a guardare gli altri. La Spalla anche Finotto, anche Finotto che volendo può portare a casa, ormai controlla un certo numero di giocatori che sono stati suoi o che ha preso nel tempo, è chiaro che non sono tutti pronti subito, poi devi vedere anche la concorrenza, perché se Mancini fosse stato magari un centrocampista si poteva ragionare, ma adesso c'hai davanti Petagna, Floccari, Antenucci e Paloschi. Paloschi deve essere veramente bravo per, in una squadra che gioca con due punte per avere un minutaggio adeguato. Che poi un giocatore particolare, Mancini, è un Paloschi, per dire, un giocatore che sta giocatore in area, bravissimo a sfruttare queste situazioni. Un giocatore che fa gol. Sì, beh, però se deve stare qui e giocare tre partite, invece ha il modo di giocare a Cittadella e formarsi ancora di più e avere ancora un mezzo anno di campionato come la Serie B, che è duro e durissimo, e poi ritorna qui e può partire anche, non dico titolare, ma perlomeno nelle 3-4 punte che in Serie A comunque noi, serve. Noi qui siamo sempre un po' particolari, perché anche nel momento di massima forma di Lazio, nel giorno d'andata, c'era chi diceva: non ci fanno mai vedere Digman. Il bello del calcio è questo. Sì, eh. Sì, beh, per tanto, carità, il bello del calcio si può dire tutto il contrario. Il bello del bar calcio è questo. Però il bar sport. Chi decide la formazione è l'allenatore, l'allenatore li vede tutti i giorni, perciò credo che sia il miglior uomo assoluto. Tra l'altro abbiamo anche avuto allenatori che per esempio non facevano giocare Lazio in C2, però quando ne hai uno che ti ha vinto dei campionati, che ti ha dato delle ripetute prove di avere un certo occhio, dovresti anche un attimo fidarti, insomma, occhio buon senso, no? Chiaro. Passiamo ora al momento del gioco in collaborazione con Femet. La domanda di oggi è: domenica arriva la Sampdoria, nella SPAL ci sono tre giocatori che hanno indossato la maglia blu cerchiata in Serie A, chi sono? Se riuscite a dire solo due dei nomi vincerete un contapassi. Per rispondere alla domanda chiamatelo 0532 908902. Alessandro, per quanto riguarda Jankovic invece, quando lo vedremo in campo? Bella domanda questa. Sì, ho profilato l'ipotesi che Marco Jankovic potesse essere inserito nella lista dei convocati per la gara di ieri. Poi ci è stato comunicato che invece il ragazzo sarebbe rimasto a Ferrara per proseguire gli allenamenti in questo suo programma di recupero. Da qui a dire quando sarà pronto, dico la mia, ma con poca cognizione di causa, nel senso che non ho elementi certi. Penso che anche per Jankovic andremo al post sosta, o forse potrà fare un'apparizione di qualche minuto in queste prime gare. Il ragazzo Mauro è stato operato in dicembre, quindi praticamente ha ripreso ad allenarsi una decina di giorni fa, ma a ritmi molto blandi, i tempi di recupero. La realtà è che nessuno ne ha la più pallidezza, lo sanno i medici, lo sanno gli addetti ai lavori della SPAL, ma noi non vediamo più neanche un allenamento, quindi non possiamo neanche... Vedremo quando ci sarà. Ma vedremo. Che tipo di intervento ha avuto, scusa? No? L'ernia sport. Uno sport ernia. Cioè praticamente... Lo stesso che ha avuto Bonifazi. Che... Bonifazi, che Vicari... Anche Vicari stesso non riesce ancora a ritrovare la migliore condizione fisica, la condizione fisica ottimale. Beh, ma sai, quando subissi certi tipo di operazioni, che magari non sono operazioni difficilissime, però ti porta via tempo, ti serve del tempo per recuperare, anche lo stato fisico, tipo Vicari, un ragazzo che sa 1,90 m e forse più, cioè voglio dire, mettere in condizioni giocatori di questo tipo ci vuole tempo, poi possono esserci delle cadute, vedi Lazzari, recuperato in fretta, purtroppo dopo hai queste ricadute, perciò bisogna stare molto attenti quando si hanno questi tipi di... Al giorno d'oggi poi, in cui tutti i giocatori, volente o nolente, devono rinforzare la loro muscolatura, perché se Lazzari avesse avuto la muscolatura di 3-4 anni fa, certamente non avrebbe garantito quel rendimento che ha assicurato in Serie A, perché si sa, gli scontri in Serie A sono... Anche sotto l'aspetto mentale ti cambia, perché giocare in C è un discorso, giocare in B è un altro, giocare in Serie A hai degli sforzi, voglio dire, proprio quando tu pensi devi incontrare una squadra con certi tipi di giocatori, cioè, ti diventa anche più difficile, capisci? Perciò anche questo sotto l'aspetto mentale può far sì che ti giochi anche qualcosa. Beppe, secondo voi quando entrerà Jankovic in campo e soprattutto lo farà giocare il mister? Luca, Jankovic, anche perché dovrà trovare una condizione atletica. Sicuramente Jankovic è un ottimo giocatore, da quello che dicono, però
non saprei neanche dove collocarlo, speriamo. Dietro è un trequartista che nel modulo attualmente della SPAL è un ruolo che non esiste. Non esiste, e quindi speriamo che riesca a tirar fuori quei 3-4 gol per aiutare Petagna. Come secondo, io lo vedrei solo come seconda punta nella SPAL attuale. Io non l'ho mai visto, quindi non sono da in grado di giudicare, però da quello che dicono che sia una persona abbastanza veloce e che punta, e speriamo che ci risolva questo problema di riuscire a fare quei 3-4 gol. Sarebbero utili, sarebbe già utilissimi, tanto. Perché ci mancano quei 3-4 gol di Antenucci e quei 3-4 gol di Paloschi quest'anno, perché l'anno scorso Antenucci ha fatto 12 gol, quest'anno ne ha fatti solo 3. E quindi speriamo che Mirko riesca non in doppia cifra, ma altri 3-4 gol. Altri 3-4 gol li deve fare e li farà sicuramente. Matteo, secondo il mio punto di vista, Jankovic, se è quello che ci è stato presentato, può essere buono il prossimo anno. Quest'anno quello che dà, ben accetto, ma non mi aspetto grandi cose. Sì, per adattamento, perché viene da un infortunio. Quei tipi di giocatori che si comprano a gennaio per preparare il prossimo anno non è la prima volta che li vediamo, anche in altre squadre. Io credo che sia stato preso anche per dare quel cambio di modulo in partita, durante la partita. E sì, da inserire se siamo in svantaggio, c'è bisogno di recuperare. Però come diceva anche quel signore prima, in pochi l'hanno visto giocare, quindi è tutta incognita. Io sono fiducioso perché ne parlano bene, però da parlare a vedere c'è una bella differenza, ecco. Con Max invece volevo toccare un altro argomento. Missiroli, regista, ormai è lui il titolare. La Samp gioca con un trequartista, che sia Saponara o Ramirez, sono giocatori molto offensivi, quindi chi gioca davanti alla difesa avrà compiti di marcatura. A me questo preoccupa un po' per le caratteristiche di Missiroli. Questo è vero, però Beppe, io credo che c'è caso che giocheremo ancora con 4-4-2 contro la Sampdoria e difficilmente vedremo il 3-5-2, anche se io sono pro 3-5-2 perché la squadra è stata costruita sulla base di questo modulo, è il marchio di fabbrica di Mister Semplici, che purtroppo non credo che anche domenica prossima però sarà in panchina. E vediamo, insomma, cioè, nel senso, c'è ancora il dubbio sul modulo, anche se credo che quella sia la posizione di Missiroli, insomma, e se quando Lazzari starà bene dietro in marcatura sul trequartista, se giocano con i due centrali di centrocampo eventualmente potrebbe essere un'altra opzione questa, però io credo che il modulo della spalla sia il 3-5-2 una volta che tornerà Lazzari, che starà bene e che Missiroli oramai sia in quella posizione il titolare, penso anch'io. Giuliano Barbieri, la Samp davanti a un certo Quagliarella, fa paura. Fa paura, però si è fermato adesso. Ma speriamo perché che ci rimanga. E con il calcolo, vabbè, ieri ha fatto gol. Con il calcolo sul rigore, con il calcolo delle probabilità, chi non fa mai gol prima o poi la trova. Chi ne fa tanti arriva in un momento di stasi, una cosa logica. Avrà anche gara dura, secondo me. Farà fatica a segnare. Poi c'è De Frel, da centrocampo arriveranno Saponara, Prat, cioè è una squadra che offensivamente desta preoccupazioni. Sì. Secondo me stanno pensando nella Sampdoria, stanno pensando anche a Petagna. Assolutamente. Mica solo noi. Tra l'altro pensiamo... Giampaolo molto bravo come allenatore. È vero, anche se è un po' folcloristico a volte, ma la squadra le fa giocare bene. Io, ripeto, punto sul calcolo delle probabilità. Prima o poi una partita in casa bisogna vincerla, siccome è tanto tempo, il gioco degli scarti deve essere finito e arriveranno i tre punti. Speriamo che sia questa con la Sampdoria, anche perché la Samp di Giampaolo è una squadra poco ermetica dietro, gioca, spinge tanto, porta avanti tanti giocatori, ma concede anche spazi nelle retrovie per inserirsi. Quindi speriamo tanto di non subire dietro e poi davanti di riuscire a portarci in vantaggio e una volta tanto anche di mantenere il vantaggio. A voi la linea. Ci ricordiamo che la Sampdoria ha subito 32 gol, quindi non sono pochi per una squadra che punta alle primissime posizioni della classifica. Ora, viste le caratteristiche tecniche di Jankovic, potrebbe essere un giocatore utile per la SPAL in questo momento? Penso di sì. Adesso, naturalmente noi parliamo per quello che ci è stato detto e per gli highlights che abbiamo visto su internet, perché è un giocatore che non siamo ancora riusciti a vedere. È un giocatore che ha caratteristiche che nella SPAL non ci sono: può fare il trequartista, la seconda punta, l'esterno offensivo in un 4-3-3, quindi nella SPAL è un giocatore così
non ce l'ha forse quello che un po' gli somiglia di più, ma non è la stessa cosa, è Valotti. Per cui sicuramente quando sarà disponibile può dare qualche cosa di diverso, e poi anche qualitativamente insomma pensiamo che possa essere un buon giocatore. Abbiamo visto qualche spezzone, qualche colpo importante si è visto, ecco. Poi ripeto, però di noi sinceramente non lo conosce nessuno, anche perché in questi greatest hits si mettono sempre le cose migliori, ma non vedi l'intera partita, non vedi farebbe fare figurone anche a noi due. Ma no, a me no. Beh, ma neanche a te. Io credo che, ma neanche a te. Io credo che comunque lo siamo andati a vedere dal vivo questo ragazzo, sarà stato testato, valutato, visto, rivisto, poi si è optato per portarlo a Ferrara, sicuramente qualcosa avranno visto nel giocatore, insomma. Vi ricordo la domanda del gioco per vincere il contapassi, che è: domenica arriva la Sampdoria, nella SPAL ci sono tre giocatori che hanno indossato la maglia blu cerchiata, quali sono? Per rispondere alla domanda chiamatelo 0532 90 8902. Ci accontentiamo che arrivino due risposte su tre. Sì, noi ci ritroviamo qui dopo la pubblicità. Bentornati, vi voglio ricordare il Caffè Crifi, che dal 1961 entra nella casa degli italiani grazie al suo aroma unico e inconfondibile. Per quanto riguarda Petagna, Ruben, merita la nazionale? Beh, con tutti gli stage che ci sono, io credo che uno che abbia fatto 10 gol nel nostro campionato, che non è facile arrivare in doppia cifra, si possa anche aspettare insomma la convocazione di questo ragazzo, perché comunque sia l'Atalanta che soprattutto qui a Ferrara, dove non è facile fare gol né a Ferrara né a Bergamo, ma nel nostro campionato in generale, credo che possa essere anche essere chiamato, non sia sicuramente una brutta cosa, anche perché Ruben Petagna non è un giocatore che pensa solo alla finalizzazione della manovra, ma diventa anche molto utile nel contesto complessivo del gioco della sua squadra. Un giocatore che si sacrifica tanto, sì, tra l'altro tu lo ricordi da ragazzino. Sì, beh, io lo ricordo quando era a Milan, che era allievo, però lì sai, aveva già un fisico statuario, non dico come adesso, ma quasi, e lì vinceva le partite quasi da solo. Poi, quando, ma soprattutto tutti i misuri quando arrivi in Serie A, insomma, trovi difensori diversi, di qualità superiore, però lui ha questa forza, questa, anche una buona tecnica, sa difendere bene palla, ti tiene sulla squadra, si fa fallo, ti fa gol, arriva dentro l'area di testa, è pericoloso, insomma ha queste caratteristiche dove le aveva già a Bergamo e dove qui li sta ribadendo. A margine di miglioramento ed eventualmente dove deve migliorare? Beh, è chiaro che quando giochi, continui a giocare, migliori sempre. Poi dopo, se dalla SPAL verrà una chiamata in un'altra squadra diversa, dove le occasioni saranno di più, dove ci sarà più anche qualità, se sono a togliere i ragazzi sicuramente della SPAL. Però anche lì può diventare fondamentale. Comunque, se ci guardi nella classifica dei cannonieri, Petagna è ottavo ed è il terzo italiano. No, al quarto c'è Quagliarella, primo italiano, poi con un gol in più ci sono Immobile e Caputo. Capisco che in questo momento Immobile e Belotti saranno ancora i prescelti, però è un momento che Belotti sta segnando pochino quest'anno, anche Icardi ha segnato meno di Petagna. Anche Belotti sta cambiando un po' come caratteristiche anche del suo gioco. Anche Mertens ha segnato meno di Petagna, vuol dire, insomma, sta facendo molto bene Petagna. Fare gol non è facile. Fare gol non è mai facile, Petagna sta facendo molto bene, è giovane, ha il tempo dalla sua. Io ho la sensazione che per quest'anno almeno ancora Belotti e Immobile saranno sempre un po' i due, poi c'è Gabbiadini, mi sembra che il CT sia... Nel giro azzurro ci può stare. CT, però ci può entrare, certamente, anche perché se ha fatto in 25 partite, che poi ne ha saltate un paio, ha fatto 10 gol, ne mancano altre 13, magari arriva anche a 15. E allora il discorso si fa importante. Certamente se tu oggi guardi la classifica dei cannonieri, davanti a sé c'è Caputo, che non credo che per età e caratteristiche rientri nei piani nazionali, poi c'è Quagliarella che è molto più vecchio di lui e Immobile che è il titolare con Belotti attuale, insomma. Io credo che in Italia c'è bisogno di un centravanti, se Petagna si farà, continuerà a farsi, insomma, il nazionale può arrivarci benissimo. Quindi un buon investimento da parte della società questo? Sì, adesso poi penso che da quello che hanno detto i dirigenti l'estate scorsa era stato un investimento fatto anche nella prospettiva di costruire qualche cosa di più di una squadra da semplice salvezza negli anni prossimi, quindi non credo neanche che la SPAL
abbia la gran voglia di rivenderlo immediatamente e mandarlo in una squadra più importante. No, mi dico, anche in prospettiva di cercherà di costruire intorno a lui una squadra che, perché comunque penso che già nella squadra di quest'anno, se finisce con un bottino tra i 10 e i 15 gol, ha fatto pienamente il suo. Poi, se tu ti ricordi, prima dell'inizio del campionato Sempre ci disse subito che lui voleva, l'aveva voluto perché voleva fare di lui un giocatore con più presenza in area, che facesse anche dei gol, che finalizzasse, e siccome il suo record in Serie A era di 5, adesso ha già fatto il doppio di gol in due terzi di campionato, quindi sotto questo aspetto direi che hanno visto giusto, perché hanno preso un giocatore con certe caratteristiche di aiuto alla squadra, ma che messo nella condizione di giocare un po' più anche da punta avanzata ha fatto 10 gol. Esattamente, lui non disdegna e non lesina energie, perché spesso lo vediamo anche sulla fascia, lo vediamo combattere proprio in tutte le zone del campo, arriva anche a centrocampo per mettere giù il pallone e poi girarlo sugli esterni. Il discorso futuro trova conferma Mauro nel fatto che la Spalla ha cercato in tutti i modi di portare De Frella a Ferrara nel mercato di gennaio, disposta anche ad un sacrificio economico. Sì, sì. Proprio per completare questa coppia, mi pare di poter dire, Rube, che questi due giocatori si abbinerebbero molto bene. Beh, credo che sì, sono fatti uno per l'altro, così come lo è Antenucci con Petagna, insomma. Uno che ama più spaziare, l'altro che magari tende a stare un po' più lì per alzare il baricentro della squadra. Sono giocatori simili, è chiaro che quest'anno mancano i gol di Antenucci, dove l'anno scorso credo che anche lui sia andato quasi in doppia cifra. Perciò direi che se Antenucci avesse ripetuto 5 rigori o 6 Mirko l'anno scorso, i rigori li calciano che poi mancano ancora tante partite, perciò ci può anche arrivare, me lo auguro. Se Antenucci arriverà anche lui a fare i suoi 10 gol, insomma, una coppia che ti arriva a fare 23-24 gol non è poco. L'anno scorso la Spalla ebbe 11 di Antenucci e 7 di Paloschi, quindi diciamo le punte titolari ne fecero 18. Quest'anno, ricordiamoci, 6-13. Non sono dati di poco conto per una squadra che lotta per la retrocessione. Vi devo interrompere un attimo perché abbiamo uno spettatore in linea per rispondere alla domanda. Buonasera, con chi parliamo? Pronto? Buonasera, sono Soriani Huber di Vigarano Mainè. Prego, gioca in casa, visto che questa sera abbiamo le nostre truppe proprio a Vigarano. Ci dica, chi sono i tre giocatori? Sì. Allora, io ne conosco due, Petagne e Simic. No! Aspetti, L'aiuto. Sapevo che qui siamo stati cattivi, perché in realtà abbiamo fatto questa domanda trabocchetto, perché noi abbiamo chiesto chi sono i tre giocatori che hanno giocato in Serie A con la maglia blu cerchiata. Dunque, Simic è stato tesserato per la Sampdoria, ma non ha mai giocato in Serie A. Le diamo un suggerimento, ieri non ha giocato perché non stava molto bene, noi ci aspettavamo fino all'ultimo che giocasse, poi invece ha alzato bandiera bianca all'ultimo momento. Ah, sì. Viviano. Bravo. Poi c'è anche Regini, quindi lei si aggiudica il contapassi. Lei è soddisfatto di questa Spalla? Sì. Ce la fa a salvarsi questa Spalla? Pronto? Sì, consideri che io la seguo dalla prima elementare, dal 1956, e sono fiducioso che ce la fai. Bene, quindi lei è ottimista e fiducioso. La ringraziamo, è giovane come me Malaguti più o meno, perché siamo... Sì. Hanno più o meno della stessa generazione. Sì, più o meno. Bene, la ringraziamo, e lei si aggiudica quindi il contapassi che può ritirare presso il negozio della Femmet che si trova in piazza Trento Trieste. Beppe, per quanto riguarda il discorso Petagna, secondo voi riesce a trovare uno spazio nella nazionale di Mancini? Partiamo da Giuliano Barbieri. Secondo me la prova nella selezione che farà Coverciano lo chiama, Mancini lo chiama. Nazionale forse ancora un po' presto, ecco, però insomma i numeri parlano a suo favore, ha già fatto 10 gol, ha fatto il doppio del suo record personale, ma poi soprattutto sono anche sempre le sue prestazioni che ci fanno ben sperare, insomma, in questo cammino bianco-azzurro della Spalla. Barbara? Guarda, io sono una donna con i tacchi e non mi esprimo, quindi passo la parola a Cesare.
Cesare, lo vedi Petagna nazionale? Ma secondo me se lo merita Petagna. Luca? Per me deve andarci, perché finora ha dimostrato di essere, di migliorare giorno per giorno, domenica per domenica. Gioca a tutto campo e si è ampliato molto il suo raggio. Esatto, ha ampliato il raggio e quindi se lo merita e può provare, visto che c'è Immobile infortunato, Bellucci è infortunato. Gli altri Matteo? Ma visto che adesso in nazionale ci va ormai chiunque, anche il giocatore della Serie B, perché no? Però io eviterei questi discorsi, perché quando l'abbiamo fatto con Vicere abbiamo provato una sfiga, che quindi teniamo la Ferrara che è meglio. Concludo io. Beh, io penso che Mancini sta provando a trovare un centravanti, perché è scoperto in questo ruolo, lo dimostra la convocazione anche di Lasagna, che non è certo un giocatore di livello europeo, e puntare su Quagliarella, che per carità è un giocatore veramente di altissima qualità, ma 36 anni, vuol dire che non ha altro per le mani su cui puntare. È una nazionale con tanti esterni o trequartisti, i vari Insigne, Chiesa, Bernardeschi, Pellegrini, ce ne sono tanti, ma di centravanti non ce ne sono. Belotti non è affidabile, perché purtroppo, che per me sarebbe il più forte, è troppo spesso infortunato, e Insigne nella sua carriera ha dimostrato di essere una certezza in Italia, ma fuori dai confini raramente è stato incisivo. Quindi mi aspetto, se continua così Petagna, una convocazione anche per il nostro centravanti. A te Carlotta. Noi abbiamo auspicato a lungo la convocazione di Lasdery e Manoli in nazionale ci è andato, quindi non gli abbiamo portato male. E per essere precisi, ricordiamo che i tre giocatori che hanno vestito la maglia della SAM sono Viviano Petagna e Regini, non l'abbiamo detto in precedenza. Visto che stiamo parlando di attaccanti, passiamo alla classifica Bomber in collaborazione con l'autofficina Mingozzi. In prima posizione troviamo Cristiano Ronaldo con 19 reti, in seconda posizione Piontek con 18, in terza posizione Quagliarella con 17, in quarta posizione Zapata con 16, in quinta posizione Milic con 14. Abbiamo un altro... Ricordiamo che c'è il nostro Petagna 10, Petagna non dimentichiamoci 10, sì. Che c'è Petagna 10, perché è nella parte alta della classifica, signori miei, sì. Ce lo godiamo qui, diciamo in lui. Serie A, in Serie A, ricordiamoci, in Serie A! Peccato che c'è anche, puoi mettere un attimo il cartello, c'è anche con 8 gol inglese, che è un bel giocatore secondo me. Abbiamo uno spettatore in linea, pronto, con chi parliamo? Buonasera. Salve, buonasera. Ci dica. Ieri volevo dire, sono stato allo stadio in mezzo a tanti del Sassuolo, perché sono riuscito a trovare un biglietto all'ultimo momento. Volevo dire, ieri ho visto una partita un po' spenta, siamo arrivati un po' scarichi, forse come dice Sovrani, tutte le assenze, il mister secondo me ieri è mancato molto, si vedeva questa sua non presenza. Sono rimasto un po' fermo con Kurtic, che non ha fatto tanto. Malissimo quando hanno visto Viviano in porta, e poi non ho sinceramente Flockery, sì, io lo trovo un grandissimo giocatore che ci ha dato tanto, però pensavo che ieri fosse più una giornata per l'altro attaccante che abbiamo, Paloschi. Sono preoccupato un po' per la partita di domenica. Volevo sapere il vostro pensiero per quanto riguarda un discorso di un pochino di più aggressiva e di attacco come squadra. Ieri secondo me, se avessimo osato un pochino di più, forse avremmo portato a casa i 3 punti. Volevo il vostro pensiero e speriamo che domenica ci sia un pochino di più di grinta in campo. Questo è quello che ho visto ieri. Aspetto le vostre parole. Grazie, buonasera. Bene, ringraziamo. Chi meglio di Ruben Buriani, che ha vissuto una vita negli ambienti calcistici, ha giocato centinaia di partite ai massimi livelli, può rispondere a domande di questo tipo, anche a come un giocatore scende in campo in queste situazioni reduce da 2 sconfitte. Beh sì, certo che non è semplice, insomma, come dicevo prima. Quando si va in campo si va sempre in campo per vincere, non credo che tu vada in campo per cercare di pareggiare o addirittura di perdere la partita. Chiaramente la squadra sa quali sono i suoi pregi e i suoi difetti. Può anche darsi che la mancanza dell'allenatore in panchina abbia fatto sì che non ci fosse magari questa carica, che poi
credo relativamente, insomma, perché professionisti comunque devono esserci, comunque ci sia un mister o meno. D'altronde non dimentichiamoci, sono anche gli avversari dove ti impongono certi tipi di gioco e certe volte ti mettono anche alle corde e fa sì che magari ti sembra che una squadra non sia così pimpante come lo poteva essere altre volte. Poi ogni partita ha una storia a sé. Io, come ti dicevo prima, l'ho vista contro la Fiorentina e la Spal mi era piaciuta sino all'episodio del rigore, che poi dopo lì la partita è andata finita, via semando. Però sino allora la Spal aveva combattuto con le sue armi contro un'ottima squadra come la Fiorentina e domenica credo che abbia ripetuto la stessa partita contro un Sassuolo che in quel momento non stava molto bene, che lui veniva da una sconfitta brutta ad Empoli, perciò anche loro in casa non ci stavano a perdere. Il campionato di Serie A si sa che è difficile e bisogna anche accontentarsi certe volte, portare via un pari in qualche maniera e certe volte puoi anche vincere la partita, perché magari è successo come a Roma, dove tu hai trovato una squadra che in quel momento in condizioni pessime tu l'hai affrontata nelle condizioni più ottimali. D'altro canto, Mauro, notavamo costantemente che nel momento in cui la Spal prendeva palla il Sassuolo si difendeva in 11, ovvero tutti gli uomini di De Zerbi si mettevano, come si dice, dietro la linea del pallone, quindi non è facile poi, non avendo nemmeno giocatori con grande velocità, dinamismo e cambio di passo, poi far breccia in queste situazioni. Io ti dico, ripeto quello che ho detto all'inizio, la mia sensazione è che ieri la Spal per un tempo si sia molto applicata nel compito che le era stato dato, quello di non far giocare il Sassuolo come sa, ecco, quindi ho visto una squadra applicata però poco propositiva, e poi dopo, una volta preso il gol che c'era un po' da scuotersi, ho visto una squadra un po' più reattiva, mi è piaciuta di più, però ad essere sinceri non è stato un secondo tempo clamoroso, neanche il secondo tempo è stato migliore del primo, era una partita molto bloccata, quindi cioè, volevo dirti, per esempio la Spal a Bergamo, visto contro l'Atalanta i primi 20 minuti la Spal sembrava l'Atalanta invece un po'. Sì, anche perché c'era una squadra che giocava in modo diverso, capisci, cioè, ogni partita ha una storia, se magari a Bergamo ho visto una Spal la prima mezz'ora molto molto bene, coprire bene il campo, offendere bene quando gli capitava la palla, fare un gol bellissimo. E poi dopo il secondo tempo ho visto un'Atalanta diametralmente opposta, dove la Spalla è calata e l'Atalanta è venuta fuori. È meglio fare il gol e poi prendere due nel secondo tempo, meglio prendere il gol e pareggiarlo nel secondo tempo. Io sto sull'X. L'importante è portare a casa dei punti. Ecco. Dopo non si sa come, ma l'importante è portarli a casa. Voi Beppe cosa ne dite invece? Beh, dal mio punto di vista, comunque vada, muovere sempre la classifica. Da chi partiamo? Max? Beh, il punto è stato molto importante, cioè, è ovvio che se il colpo di testa di Felipe fosse andato dentro anziché sul palo saremmo stati molto più contenti e sarebbe stato un trionfo ieri. Però tutto sommato, insomma, la Spal è sempre una squadra che dimostra di non mollare mai tutte le partite, a parte Parma che è stata un'apoteosi, ecco, per noi, però insomma sì, è una squadra che non molla mai ed è difficile dare due o tre gol di scarto alla Spal, l'abbiamo dimostrato molto sì, spesso in campionato. Sì, come personalità, saper stare in campo, organizzazione, lì non ci sono problemi per la nostra squadra. Infatti, a parte la partita contro la Fiorentina, che lì comunque giustifico i giocatori, dopo Fattaccio, lì è un discorso a parte, perché dopo quello che è successo la Spal è ovvio, mentalmente uscita dal campo. È ovvio che mentalmente 10 minuti dalla fine ammazza la partita, ecco, una situazione del genere. Però insomma io sono fiducioso, anche perché visto anche le altre compagini, insomma non è che corrono, no, le altre squadre, per cui anche l'anno scorso a fare un punticino per volta, a fare le formichine spesso è servito e ci ha portato alla salvezza. Prossimo turno ci sarà il Bologna impegnato con l'Udinese e l'Empoli col Parma, scontro, quindi ci sono degli veramente incroci che ci riguardano, incroci potrebbe, pericolosi, esatto, sì. Potrebbe Sì, sì, perché lì sicuramente qualcheduna farà dei punti, se non entrambe, e soprattutto se una delle due vince si riavvicina, si riaffaccia nei nostri confronti. Speriamo Enrico, noi contro la Sampdoria. Enrico, i tre punti sarebbero qualcosa di eccezionale, però è importante muovere la classifica e dare un seguito, dal mio punto di vista, al pareggio di questo turno. Io sono come una formichina, un punticino alla volta, punticino e arriva all'altro guardo. Sì, un punticino alla volta, muoviamo la classifica e niente, l'importante è che la partita con la Fiorentina non ci abbia demoralizzato
E è stata, una bella, è stata tosta, una bella prova, sì, però una bella prova di carattere col Sassuolo, che non l'abbiamo presa sotto gamba, è stata una buona prova di personalità. Sì, sì, la SPAL Giuliano sta sempre a stare in campo con organizzazione. È una squadra difficile da affrontare, lo dicano tutti gli allenatori avversari. È vero, ed è per quello che c'è qualche punto in più rispetto alle altre squadre che lottano per la salvezza, che sono sempre lì, che si avvicinano, però rimangono sempre dietro. Il vantaggio grosso che ha la SPAL, secondo me, è che riesce a giocarsi con chiunque le partite, e quindi ha più probabilità, anche un punticino alla volta, di scalare la classifica. E poi non dimentichiamo che Paperoni ha fatto la sua fortuna mettendo un 100 dopo l'altro. È quello che dicevo io. No, è importante non subire gol, e qualcosa davanti arriva. A voi la linea. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo.